che Gesù sia venuto a salvare il mondo e non a condannarlo, lo sappiamo, e quello che ci manca spesso è il perché e qual è la condizione e quindi anche il giudizio che abbiamo di noi stessi, e cioè se abbiamo o no bisogno di essere salvati. Se si facesse un'intervista, a volte mi sono così peritato di farla, ti senti in pericolo, devi essere salvato. Nessuno mi ha detto no, mi sento in pericolo. Dunque non senti il bisogno di essere salvato. Ti senti cattivo, ma ci sono altri più cattivi di me. Non sono poi così male. Siamo molto propensi a giudicarci bene guardando gli altri che, scegliendo accuratamente, coloro che in genere ci sembrano essere peggiori di noi, in modo tale da dire non sono come quello lì, dunque vado bene. È un po' come fa il fariseo nella parabola con il peccatore in fondo al tempio. Perché dobbiamo essere salvati? Qual è questo pericolo? E perché ci deve salvare Gesù Cristo? E come ci salva? Queste domande in realtà sono molto più difficili da affrontare e cercare una risposta, anche se è scritta nel Vangelo. Ma la prima resistenza che abbiamo è: io sono colpevole e sono meritevole di morte. Nessuno di noi è capace di fare questo. Eppure tutta l'Antico Testamento e il Nuovo dice: voi siete persone e un popolo in pericolo e ve lo dimostro. Appena io abbandono o lascio un tantino la mano di protezione su di voi, perché non seguite i miei comandi, vi lascio andare alle vostre decisioni e le cose vi vanno male ed ecco schiavitù, tormenti, mali, mali sociali, mali individuali, familiari, di tutto. Perché se voi fate senza di me siete un disastro, avete dentro le radici del male. E queste radici sono talmente profonde che fate fatica a riconoscerle. La cosa più difficile dunque per Gesù, ma anche per tutti coloro che si sforzano di dare un messaggio di fede, è dare ragione del male che è in noi e anche negli altri. E chi non si crede malato non andrà mai a farsi curare. Gesù avvisa: io non sono venuto per i sani, sono venuto per gli ammalati. Ma noi siamo riusciti anche a storpiare questo detto. Invece di dire siamo tutti ammalati, diciamo, ah, è venuto per gli ammalati, per i peccatori, gruppo di cui io non faccio parte. Non sono né malato né peccatore, non così grave. E in questo modo sembra dunque che meritiamo essere messi nel gruppo dei giusti che non hanno bisogno di salvezza, non abbiamo bisogno di Gesù. Gesù è per un'altra categoria di persone, ma questa ignoranza su noi stessi e la realtà profonda degli errori e dei mali di relazione fra noi e Dio, dunque fra i fratelli, è il male più grande, c'è come un cappuccio nero sugli occhi di tutti e non riusciamo a vedere bene la realtà. E allora gli esempi di Dio nella storia di Israele sono molto pratici, gli fa provare la schiavitù, gli fa provare la rovina, l'invasione, la distruzione del tempio, l'interruzione delle promesse, di tutto gli fa provare purché si ravvedano. E ravvedersi vuol dire non solo comportarsi bene, ma riconoscere che i comandamenti di Dio sono per la salvezza e appena ci si mette fuori la rovina alle porte. Ma la cosa ancora più difficile è riconoscere quella rovina spirituale di cose che non vediamo. Ecco che Dio agisce nelle nostre cose materiali per farci capire l'importanza di quelle spirituali, che sono quelle della vita eterna. Dunque c'è questo modo di Cristo di salvarci, che non è semplicemente un derubricare i nostri peccati, come dire,
fammi l'elenco dei peccati, mettiamo 10 peccati, metto una crocetta, una linea sopra, li cancello e sei a posto. Non è così. Gesù li cancella, perdona i nostri peccati, ma per fare questo deve anche recuperare, modificare tutto quello che il peccato ha modificato nella nostra anima e nella vita dell'uomo, nella vita sociale. È come se, per fare un esempio, gli esempi sono sempre limitati, è come se ci fosse una fuga radioattiva da una centrale elettrica, da una centrale nucleare, scusate, come ce ne sono avvenute in tante parti del mondo, e basta riuscire a chiudere questa centrale nucleare e tutto è a posto. E invece abbiamo l'aria inquinata, la terra inquinata, l'acqua inquinata, inquinati gli organismi, inquinati tutto quello che dobbiamo mangiare, inquinati anche noi, e nascono malattie, morte di ogni tipo, anche ereditarie. E il peccato è come questo, non è semplicemente un danno del momento che si può in qualche modo chiudere, ma è una serie di effetti che dentro il nostro organismo materiale e spirituale continua a lavorare in modo devastante e che si perpetua, si ripercuote sulle generazioni che vengono. Il male di un genitore, senza parlare di colpa, ma una persona che ha vissuto male, perché forse anche alle spalle ha già avuto una triste storia, inevitabilmente andrà a ripercuotersi sui figli e il loro futuro, e dai figli ai nipoti e così via. Questo è normale pensarlo. Come si fa a porre rimedio a tutto questo? C'è dunque un quantum, un peso di male prodotto individualmente e socialmente, come collettività e come individui, che deve essere preso e trasformato. Da male deve essere annullato negli effetti maligni, malvagi che provoca. E Gesù lo fa salendo sulla croce, cioè pagando un prezzo che produce per volontà del Padre un cambiamento degli effetti, per un'opera di miracolo. Il peso dei peccati che ognuno di noi porta, tra quelli ereditati, quelli che noi aggiungiamo personalmente, deve essere pagato da qualcuno e trasformato. Lo fa Gesù compiendo lui l'opera e pagando con la sofferenza tutto il male che noi abbiamo provocato per noi sugli altri. Lui paga con la sofferenza propria il male che ho procurato io, quello che ho ricevuto, quello che farò, quello che verrà provato e tutto quello che si moltiplica. Quando c'è questa immagine che a noi rimane sempre un po' così misteriosa, se non anche un po' scandalosa, del serpente che viene innalzato nel deserto da Mosè e Gesù si paragona col serpente, noi diciamo, ma se Cristo è l'innocente, perché si paragona al serpente, che è sempre un'immagine satanica o di male, che è quello che provoca la morte? I serpenti furono mandati al popolo di Israele perché era disobbediente, ribelle, eccetera, questi serpenti di fuoco, così li chiama la Bibbia, mordevano un gran numero di israeliti e morivano. E allora Mosè supplica ed ecco che c'è un rimedio di Dio che dice: fai un serpente, l'immagine in bronzo, mettilo su un'asta, forma di T, di Tau, che ricorderà la croce. Chiunque guarderà il serpente di rame, se è stato colpito, morsicato, avvelenato dai serpenti, non morirà. Gesù si identifica con il serpente non perché si identifica con il peccato, perché in tutto si fece uguale agli uomini fuorché nel peccato, ma assume su di sé la colpa e dunque le pene e la morte e le sofferenze che il peccato degli uomini ha provocato. Lui si ricopre del nostro peccato, viene trattato dal Padre come se fosse l'unico vero colpevole che prende in toto
la colpevolezza dell'intera umanità. Su di lui il Padre fa scaricare, lascia che venga scaricata tutta la violenza del peccato, la cattiveria, il veleno, e poiché lui lo assorbe offrendolo al Padre in sacrificio, anziché rispondere come facciamo noi uomini con perché, ribellione e bestemmia verso Dio, poiché lui invece dice Padre lo faccio per la redenzione delle anime, il Padre moltiplica la sua sofferenza offerta di giusto in un potere che è il potere di trasformare gli uomini, di guarirli dal veleno del serpente. Chi è morso dalla serpente tende alla morte. Il morso del serpente, fuori di metafora, è il peccato che avvelena la nostra anima e ci conduce alla morte nell'eternità, che vuol dire esistere in uno stato di morte, mancanza di vita divina. Questo tipo di veleno viene tolto dal Cristo perché il Padre gli dà questo potere per la morte che ha accettato in croce come colpevole. Viene considerato da tutti come un reietto, colpito da tutti, abbandonato da tutti e anche tradito dai suoi. Tutto questo serve per far sì che egli sia il puro, l'innocente, ricoperto dalla montagna di peccati dell'intera umanità. Allora questo che lui richiama, come Mosè innalzò il serpente, così il figlio dell'uomo verrà innalzato, e come gli israeliti guardavano al serpente e venivano dunque guariti dal veleno che gli stava uccidendo, così chiunque guarderà a colui che hanno trafitto verrà guarito, perché saprà riconoscere questa cosa che richiede intelligenza. Tu stai morendo per il mio peccato, non per il peccato degli altri, per il mio peccato. E questo riconoscimento, questa affermazione di ciò che noi siamo davanti al Cristo che muore per noi, che costituisce l'intelligenza spirituale profonda e fa sì che noi chiediamo perdono a Cristo per i nostri peccati, quelli che riusciamo a vedere e quelli che non riusciamo a vedere, ma un giorno di là li vedremo tutti e sarà brutto se non avremo già chiesto perdono a Cristo, perché saremo nella disperazione. Ma se qui noi abbiamo sperato, non avremo paura di nessun giudizio, perché davanti al Padre Cristo dice io ho pagato per i suoi peccati perché a me si è rivolto, mi ha supplicato, mi ha chiesto di condonargli i peccati. E allora venite benedetti dal Padre mio, non perché siamo buoni, ma perché siamo resi cambiati, la parola tecnica è santificati, cioè purificati dal veleno del male, perché abbiamo creduto nel nome di Gesù che ha compiuto questa operazione di cui lui tiene il potere, ricevuto dal Padre. Trasformare quello che è male in noi in bene, perché noi ci siamo rivolti a Lui supplicandolo, riconoscendo di essere colpevoli e di essere salvati da Lui. Questo processo è molto difficile da capire da chi è paradossalmente avvelenato dal peccato. Uno più ha veleno in sé e meno capisce le cose spirituali di Dio. Uno più è drogato e meno capisce la realtà della sanità ed è prigioniero della droga fino ad amarla. C'è un innamoramento della sostanza, fino all'identificazione. Più si va nel profondo del peccato e meno si vede la realtà della santità di Dio e purtroppo neanche la nostra. Se non c'è un miracolo di Dio che squarcia con la luce divina, ed è il Cristo, luce del mondo, e ci fa vedere anche solo per un istante, una frazione di secondo, quello che siamo. Nella memoria di quello che abbiamo visto di noi in quel secondo, noi possiamo decidere se andare da Cristo o se rimanere lì. Questo è quello che fa la differenza fra i salvati e coloro che non vogliono essere salvati. Ma noi siamo qui per essere salvati. Se l'ho dato a Gesù Cristo, credo in un solo Dio, Padre Onnipotente,